Il titolo del mio messaggio è Equippers in ogni casa. Voglio guarderemo degli esempi di cose che sono successe nelle case ai tempi della Chiesa primitiva e anche ai tempi di Gesù, e che risultati ci sono, perché noi facciamo, però com'è bello quando noi spesso tutte le domeniche noi laviamo le reti, giusto? Quello che facciamo, noi laviamo le reti e lanciamo, a volte si cuciono, a volte si devono buttare e comprare nuovo, e spesso può diventare stancante. Tutti quelli che servono dite amen, perché so che è così. Ma quanto è bello quando tu, è vero che devi lavare le reti, sei portato il risultato a casa e cambia, tu le lavi con molto piacere perché dice abbiamo portato un bel pescato a casa, è vero o no? Andiamo a vedere diversi, prima di tutto che stiamo usando come base per sponsorizzare i nostri group, e l'ho trovato in un'altra versione che dice giorno dopo giorno si incontravano giorno dopo giorno nei cortili del Tempio e di casa in casa, nei cortili, perché il Tempio a quei tempi non aveva un cortile, ne avevano diversi. Vedete che la visione multicampus era già biblica nella Chiesa primitiva, c'erano diversi cortili nel Tempio, c'era quello al nord, al sud, all'est, all'ovest. Quindi già nella chiesa primitiva si svolgeva una cultura multicampus. Dice nei cortili e di casa in casa non cessavano di insegnare e di annunciare la buona notizia che Gesù è il Messia. Quindi è biblico, ok? Dillo alla persona al tuo fianco, è biblico. Gli group sono biblici, ok? Guardiamo cosa è successo, cosa hanno fatto, cosa hanno creato i discepoli nella chiesa primitiva con i group. Volete vederlo? Ok, andiamo a Atti 1 verso 15. In quei giorni Pietro erano, dove erano qua? Erano sull'alto solario, vi ricordate? Prima della Pentecoste, erano sull'alto solario. In quei giorni Pietro, alzatosi in mezzo ai fratelli, e il numero delle persone riunite era di circa? Quindi sono partiti, prima erano 12, poi sono diventati 70. Dopo la morte di Gesù, sull'alto solaio, la chiesa primitiva nasce, parte con 120 persone, che è un numero già discreto. Not too bad, direbbero gli inglesi. Ok, andiamo a Atti 2. Quelli che accettarono con piacere la sua parola furono battezzati, e in quel giorno furono aggiunte a loro circa 3.000 persone in un solo gruppo. In un solo gruppo 3.000 persone, più i 120, 3.120. Non è finito qua. Atti 2:47. Lodando Dio e godendo il favore di tutto il popolo, il Signore aggiungeva al loro numero, che era 3.120, aggiungeva al loro numero ogni giorno quelli che venivano salvati. Significa che ogni giorno c'era qualcuno che veniva salvato. Mettiamo che ne veniva salvato uno, erano altri 365 salvati all'anno. Siamo ancora agli inizi. Ogni giorno si aggiungeva qualcuno, ogni giorno che si incontravano nel tempio e nelle case si aggiungeva qualcuno. Atti 4:4. Ma molti di coloro che avevano udito la parola credettero, e il numero degli uomini salì a circa 5.000. Gli uomini, non parla ancora di donne e bambini, si stima, alcuni studiosi, tra i 10 e i 15.000. Stiamo a due capitoli dopo, non sappiamo quanto tempo è passato, però due capitoli dopo. Atti 5:14. E si aggiungevano sempre più credenti al Signore, moltitudini di uomini e donne. Non si contavano più a un certo punto.
non erano più 3.000, 5.000, erano moltitudini che arrivavano, sempre facendo nel Tempio e nelle case, nel Tempio e nelle case. Atti 5.28, dicendo: non vi abbiamo forse espressamente ordinato di non insegnare nel nome di costui? Questi quando avevano fermato Paolo, no? E lo interrogavano. Non vi abbiamo forse espressamente ordinato di non insegnare nel nome di costui? Ed ecco, avete riempito Gerusalemme della vostra dottrina e volete far ricadere su di noi il sangue di quell'uomo. Sapete quanti abitanti aveva Gerusalemme a quei tempi? Sono andato un po' a studiare. 200.000 abitanti normali. Facendo i calcoli, mantenendo questo ritmo, in 20 anni la chiesa è arrivata a 100.000 credenti. Metà della città era credente. 200.000 erano gli abitanti totali. 100.000 in 20 anni, metà del paese era credente. Immaginate se metà Roma. Nel Tempio e nelle case. Nel Tempio e nelle case. Atti 6.1, non si sono fermati, eh? Atti 6.1. In quei giorni, moltiplicandosi il numero dei discepoli, quindi non si passava più a Dio aggiungeva, ma Dio moltiplicava. Erano 20, diventavano 40.000, 40.000, 80, si moltiplicava, passava dalla addizione alla moltiplicazione. Atti 6.7. La parola di Dio si diffondeva e il numero di discepoli si moltiplicava grandemente in Gerusalemme e un gran numero di sacerdoti ubbidiva alla fede. Ultimo verso, Atti 21:20, ed essi, dopo averlo ascoltato, glorificavano Dio. Poi gli dissero: fratello, tu vedi quante migliaia, letteralmente questo termine significa miriadi, di giudei hanno creduto. Miriade di persone venivano raggiunte ogni giorno di casa in casa. Quando noi ascoltiamo questi numeri, la nostra visuale sulle group cambia. È vero o no? Guardate che potenziale. Sapete, in questi giorni ho letto che in Italia una persona su due non crede più. Una persona su due non crede più e il numero degli atei è esploso. Quindi, questo per dire cosa? Serve che io e te ci tuffiamo nel regno di Dio per salvare quante più anime possibili. In Italia uno su due non crede più, è la metà della popolazione. Non voglio farvi sentire accusate stamattina, vi voglio incoraggiare. Capiamo il potere, comprendiamo il potenziale che ha un e-group. È molto più di quello che facciamo. C'è un potenziale per cambiare quartieri, città, regioni, province, nazioni. Amen. Magari se qui da poco tempo, o forse per la prima volta, che cos'è un e-group? Un e-group non è altro, un incontro che noi facciamo nelle case di amici che si spingono l'un l'altro ogni settimana ad andare più in alto con Dio. Non è niente di difficile, di incomprensibile, possono partecipare tutti. E ho cercato di trovare 11 cose con la C, quindi 11 cose con la C che tu trovi in un e-group, ok? Numero 1. Conoscenza. Conosci la visione, conosci le persone, e perché noi invitiamo tanto le persone a, prima magari di far parte di una chiesa, conoscila, conosci i valori, conosci quello che fa, conosci la visione. Numero 2, comunicazione. È linguaggio, un linguaggio, comunicare, avere un linguaggio. Abbiamo un linguaggio che cerchiamo di portare avanti come chiesa, un linguaggio di cultura, no? E in questi giorni si parlava diverse volte, ci sono diverse dichiarazioni che sembra che le ascolti sempre a macchinetta, no? Non spazziamo niente sotto il tappeto,
una chiesa di successo si costruisce sul talento, il sacrificio, sembrano che sono solo frasi a memoria, ma non lo è, perché in realtà queste frasi piano piano iniziano così, hanno delle radici così forti che piano piano ti ritroverai che anche la tua vita al di fuori della chiesa, al di fuori della domenica e dall'igruppo, nella tua vita lavorativa, nella tua comunità, con la tua famiglia, con i tuoi colleghi, con i tuoi amici, la cultura piano piano, il linguaggio di cultura inizia ad entrare pure là. Mi piace quello che il pastore Bruce Monk dice, che se non avete letto il suo libro Preparare la via, che avremo sicuramente al banco libri, lui parla di come ha fondato Equippers, come ha fondato tutti i valori di Equippers. E la cosa straordinaria è che lui dice che questi valori lui ha iniziato prima ad usarli a casa sua con sua moglie e poi li ha portati in chiesa. Cioè non era qualcosa che loro solo dicevano, menzionavano come cose a memoria, ma lo vivevano. Loro vivevano la crescita, l'unione, l'onore, il raggiungere gli altri, l'eccellenza, che è l'acronimo di cuore, no? Lui dice nel suo libro che lo applicavano ogni giorno, perché un linguaggio di cultura deve influenzare ogni giorno la nostra vita. E bisogna che si conosce, perché magari ognuno di noi veniamo da un background diverso, magari fai parte di, purtroppo o venivi da un'altra chiesa o da una famiglia che magari c'era un po' il vizio di parlare degli altri, parlare male degli altri o nascondere le cose, non affrontarle, no? Che ci sta, perché ognuno abbiamo il nostro sfondo, il nostro passato, però la cultura ti aiuta a gestire queste cose, come comunicare in modo giusto senza offendere. Sapete, chi dice no, io sono schietto, ti dico la verità, punto e basta, mi devi vivere anche se ti faccio male, se mi vuoi bene, sapete che non è biblico quello? Ma stavo bevendo il microfono. Sapete come ve lo posso dimostrare biblicamente? Quando Gesù è andato al pozzo, ha incontrato quella donna, Gesù era Gesù e già sapeva quello che la donna aveva fatto, è vero o no? Infatti la donna dice: sicuramente tu sei un profeta. Gesù avrebbe potuto dire: guarda, qua ti conosciamo tutti, lo sapeva. Se fosse vero il fatto di dover dire la verità netta e cruda, Gesù avrebbe potuto dire così, la ammazzava in quel posto, in quel momento, più che edificarla e guarirla. Invece Gesù, con la grazia che ha dimostrato su quella donna, gli ha creato uno spazio per contenere la verità che gli voleva dire. E quando noi diciamo io sono fatto così, ti devo dire la verità, dimmela nuda e cruda, non è biblico, perché la verità aiuta alla usare grazia quando si parla, aiuta la persona che deve dire la cosa, ma aiuta anche la persona che deve riceverla. Quando è usato con grazia, tu ricevi tutto, sei pronto a ricevere tutto, è vero o no? Sono 11 punti, dobbiamo andare avanti. Conoscenza, comunicazione, connessione alla Chiesa e al corpo. Tante volte commettiamo un errore, quando non ci sentiamo bene, quando magari abbiamo sbagliato, invece di correre in Chiesa, corriamo via dalla Chiesa. Invece di correre a Gesù, corriamo via da Gesù. È vero o no? Voi l'avete mai fatto? Io sì. E quando torni, vi è mai successo che sembra che sei un pesce fuor d'acqua? Perché la Bibbia parla di connessione, no? Le giunture, le parti del corpo connesse l'una all'altro. Se una parte del corpo tu la togli, cioè, non è giusto. Anche se ti fa male, non è che se ti fa male il polso, dico, ma vado un attimo a casa, mo smonto, mi fa male. No, te lo tieni e fai di tutto per aiutare il polso. L'altra mano magari si prende la medicina, pomata, una preghiera, quello che vi sentite di fare in quel momento. Però è buono restare connessi. Sapete, il corpo umano è formato da, no, acqua, quello sappiamo, da tante cellule. Gli organi sono formati di cellule, le ossa, la pelle, i muscoli, tutto basato sulle cellule, è vero o no? E purtroppo quando una cellula si ammala, il corpo impazzisce.
Così è quando tu non sei connesso al corpo sano e ti ammali. Se sei connesso, il corpo combatterà, ecco perché ci arriva la febbre, perché il corpo combatte per sanare quell'area malata. Mentre se sei isolato, un po' duro questo parlare? No. Numero 4, cura. Numero 1, conoscenza. Numero 2, comunicazione. Numero 3, connessione. Numero 4, cura. Sapete, come vedete qua al teatro noi montiamo, smontiamo, andiamo sempre di pressa, la domenica, pressa. Facciamo tutto pure per lasciare in orario. E a volte è brutto che non puoi dedicare il tempo che richiede ad un caso. Ma negli gruppo si può fare. Negli gruppo puoi ricevere la cura di cui hai bisogno. Perché quando c'è bisogno di cura non è come noi facciamo spesso, opinione tachipirina, è passato. No, alcune cure hanno bisogno di percorsi. Step, step 2, step 3, step 4. Ok? Numero 5, c'era comunione. So che alcuni di gruppo, quando finiscono, perché noi offriamo sempre un aperitivo nei nostri gruppi, ma alcuni hanno cambiato questo aperitivo. E gloria a Dio, perché solo in Italia possiamo farlo. Ma sapete che nella chiesa primitiva, ora in realtà, la cena del Signore è stata istituita per farlo nelle case. Si faceva nelle case dopo aver mangiato e bevuto. Non esagerate con bere. Però dopo aver speso il tempo con le persone che erano presenti in quella sera, c'era quella che chiamano gli inglesi communion, la cena del Signore, ed era un atto intimo, perché quando tu hai quando a quei tempi sedevi a tavola con qualcuno e mangiavi insieme, era un simbolo di intimità. Quindi quando tu fai parte di un e-group inizia a sviluppare una certa intimità confidenziale, inizia magari a trovare quella sorella, quel fratello con il quale riesci ad aprirti, che magari di domenica non si può fare perché di fretta, tu, chi c'ha il marito, chi c'ha il ragù pronto, chi deve andare a lavorare, chi deve fare il culto del pomeriggio, capite? Ma là che c'è tempo, quando si stabilisce questo tipo di comunione, tutto cambia. C'è tempo, c'è tempo. Numero 6, nuovi credenti. Questa è la nostra missione, raggiungere le persone nuove. Là puoi invitare chi vuoi. Ci sono alcune persone che magari non verranno ancora, non ti seguiranno in chiesa, però forse a casa tua sì. È quello che dobbiamo fare noi ogni giorno, ogni volta che ci ricordiamo: Signore, chi mi stai mettendo sul cammino che devo invitare al mio gruppo? Ragioniamo, perché se ci fermiamo c'è sempre qualcuno che Dio ci sta mettendo vicino, che magari non consideriamo, non che non consideriamo la persona, non consideriamo il fatto che Dio ce lo sta mettendo vicino per portarlo al Signore. E quando tu inizi a pregare, quando tu inizi a chiedere a Dio, vedete che Dio te le fa vedere le persone. Dice: sono 10 mattine che saluti quella mamma fuori scuola, faccio un esempio, e vedi che vuole attaccare a parlare con te, e tu, preso da una cosa, preso da un altro, da un'altra, scappi sempre. Invece magari non sai, Dio c'ha un piano per quella donna e quella famiglia che è dietro quella donna. Eccoci qui ritrovati nello studio della nostra chiesa Equippers. Spero che questo video che stai seguendo sta benedicendo la tua vita, anzi ne sono sicuro. La parola di Dio fa sempre la differenza nella nostra vita. E se ormai questo è il tuo metodo per ricevere parola, perché forse non hai una chiesa o forse sei lontano dalla nostra chiesa, ti voglio dire: se Equippers è diventata la tua famiglia, ti incoraggio a fare qualche passo in più per farti conoscere da noi. Perché no? Visita il sito equippers.it, dove potrai connetterti con il nostro gruppo online su Zoom. Non vedo l'ora di conoscerti, non vediamo l'ora di conoscerti. Inoltre abbiamo un network incredibile di amici, di chiese, di gruppi in casa in tutta Italia. Lo trovi sempre sul nostro sito. Oggi voglio
prendere qualche minuto per parlarti di come anche tu puoi contribuire per l'avanzamento dell'opera di Dio che stiamo portando avanti sotto questa bandiera Equippers, che altro non è che equipaggiare le persone per una vita vittoriosa attraverso la fede in Cristo Gesù. Oggi voglio parlarti del potere del seme. Intanto il verso che voglio leggere si trova in 2 Corinzi 9, 10 e dice così che colui che fornisce al seminatore la semenza e il pane da mangiare, due cose, al seminatore la semenza e il pane da mangiare, fornirà e moltiplicherà la semenza vostra e accrescerà i frutti della vostra giustizia. Molte volte noi non ci rendiamo conto che tutto quello che Dio manda nella nostra vita o verso la nostra vita non è tutto pane da mangiare, non è solo per il nostro nutrimento. Ogni volta che io personalmente ricevo un qualsiasi cosa, un'entrata, uno stipendio, un'offerta, qualunque cosa io ricevo, io chiedo sempre al Signore che cos'è pane e che cos'è seme. Perché qui dice la scrittura che Dio moltiplicherà la semenza. Ora, dalla semenza noi abbiamo anche il pane, possiamo mangiare, ma la semenza non è solo per il pane, ciò che Dio ci dà non è solo per il mangiare. Alcune cose sono per noi, altre cose sono per il campo di Dio. Il terreno non può rimanere inerte davanti al potere del seme. Non c'è un terreno che può dire al seme io non rispondo a te. Non c'è un terreno che può dire al seme tu non mi fai paura. Non c'è un terreno che può dire al seme tu non mi cambi. Assolutamente no. Il terreno deve rispondere al potere del seme. Solo che quando parliamo anche delle nostre offerte, del nostro dare, e lo vediamo in forma di seme, ci dobbiamo rendere conto che il seme nella nostra tasca è inerte, ma il seme nel terreno, e solo nel terreno, è potente. E troppe volte non vediamo certe cose che Dio ha in mente per noi perché tratteniamo quello che Dio ci ha dato come seme confondendolo come pane. E allora ti voglio incoraggiare. Se Equippers sta benedicendo la tua vita e ci vuoi aiutare a portare avanti sempre di più questo progetto attraverso televisione, social media, radio, distribuzione di libri gratuiti come tu forse ben sai, corsi di formazione biblica gratuiti, ti incoraggio a visitare il mio sito se ancora non lo hai fatto, i miei profili Instagram francescobasile.tv per ricevere tutto quello che mettiamo a disposizione gratuitamente, ma lo possiamo fare perché qualcuno crede nel potere del seme. E ti incoraggio, se tu vuoi, puoi aiutarci ad andare avanti attraverso il sito equippers.it, puoi diventare un donatore regolare o con una semplice donazione, anche piccola, una tantum, ci aiuterai. Ti lascio a quello che è il messaggio che stavi ascoltando. Dio ti benedica. Numero 7 c'è, cresce la tua conoscenza biblica. Ci sono alcune volte che hai delle domande sugli argomenti che vengono trattati in chiesa che non capisci e che giustamente vorresti capire. Perché noi doniamo in chiesa? Perché si fanno le offerte? Perché ci sono le decime? Perché si prega per i malati così? Perché parlate in altre lingue? È tutto scritto nella parola, ma col poco tempo che a volte manco quello abbiamo in chiesa non riesci a rispondere tutte. Ma quando sei in un e-group, là puoi fare tutte le domande che tu vuoi. Numero 8, c'è una condivisione con le persone. È bello perché la chiesa primitiva si aiutava gli uni con gli altri, no? E la condivisione è questo. Impari a praticare l'altruismo. Impari a pensare agli altri. Quello che ha non è più tuo, lo condivido. La tua esperienza inizia a condividerla con gli altri, perché quello che oggi tu stai attraversando, questo magari è per qualcuno in particolare, e sta dicendo, Signore, ma perché? Perché sto vivendo questo? Perché io? Perché domani servirà qualcun altro come testimonianza e ti troverai ad aiutare qualcun altro in quell'area grazie alla tua esperienza. Questo succede anche negli group. Una volta, mi ricordo, era il primo group che abbiamo iniziato con mia moglie ad Ostia e siamo arrivati tipo 35 persone in un salotto di casa, mettevamo col soppalco le persone
E era la prima serie che abbiamo fatto era Custodisci il tuo cuore, non so se chi se la ricorda, e c'erano tanti ragazzi e abbiamo iniziato a parlare del perdono e io tranquillamente ho testimoniato di diverse cose, diverse vicende nella mia vita che ho dovuto attraversare e poi ho imparato a perdonare, ho dovuto perdonare. C'erano ragazzi che piangevano, chi era emozionato. La settimana dopo, grazie a quelle testimonianze, tanti di loro sono venuti e hanno detto: sai che io ho pregato, quando sono uscito dall'igruppo di settimana scorsa, ho pregato, ho detto: Signore, se è vero quello che sta dicendo, quello che abbiamo detto e letto stasera, tu conosci questa mia situazione, questa persona con cui ho avuto dei problemi, dammi modo di chiarire, dammi modo. Sapete cosa è successo? Sta ragazza che ha fatto questa preghiera è andata in un ristorante a mangiare e il cameriere non era quella persona con la quale aveva avuto quello screzio. Dio gliel'ha messo proprio davanti e lei l'ha fermato e si è chiarito tutto quanto, ha chiesto perdono. Però vedete l'esperienza, la condivisione della tua testimonianza, come può aiutare gli altri? Numero 9, consigli pratici nella vita quotidiana del cristiano. Se volete consigli pratici, andate su col pastore Andrea. Per ogni cosa che vi trovate, c'è un consiglio. È veramente un pozzo di tesoro per noi. Quando c'ho qualche problema, basta, ma tu... Consigli pratici. Numero 10, crescita nella preghiera, crescita personale. E numero 11, consulenze, come dicevamo prima. Voglio farvi un esempio biblico su cosa è successo in una casa che si è messa a disposizione, ok? Leggiamolo prima, è in Luca 5, verso dal 17 al 26. Un giorno Gesù stava insegnando e c'erano là seduti dei farisei e dei dottori della legge, venuti da tutti i villaggi della Galilea, della Giudea e da Gerusalemme, e la potenza del Signore era con lui per compiere guarigioni. Ed ecco degli uomini che portavano sopra un letto un uomo che era paralizzato e cercavano di farlo entrare e di metterlo davanti a lui. Non trovando modo di introdurlo a causa della folla, salirono sul tetto e, fatta un'apertura fra le tegole, lo calarono giù con il lettuccio, lì nel mezzo, davanti a Gesù. Ed egli, veduta la loro fede, disse a lui: uomo, i tuoi peccati ti sono perdonati. Allora gli scribi e i farisei cominciarono a ragionare dicendo: chi è costui che pronuncia bestemmie? Chi può perdonare i peccati se non Dio solo? Ma Gesù, conosciuti i loro pensieri, un po' più basso per favore, grazie. Ma Gesù, conosciuti i loro pensieri, disse loro: di cosa ragionate nei vostri cuori? Che cosa è più facile dire: i tuoi peccati ti sono perdonati? Oppure alzati e cammina. Ora, affinché sappiate che il Figlio dell'uomo ha sulla terra il potere di perdonare i peccati, io ti dico. E disse all'uomo paralizzato: alzati, prendi il tuo lettuccio e va a casa tua. E subito gli si alzò in loro presenza, prese ciò su cui giaceva e se ne andò a casa sua glorificando Dio. Questa versione non lo dice, ma questa vicenda si svolge in una casa. Infatti dice che a un certo punto salirono sul tetto della casa. Ed è bello vedere che Gesù, la fama si stava espandendo. La Bibbia dice che c'era il potere della guarigione sulla sua vita. E puff, si trova in una casa. Ora non sappiamo chi è il padrone di casa. Non lo leggiamo, non lo sapremo mai. Questa storia si predicherà, chissà, ancora si predica da quando è successo, la sto predicando oggi e chissà per quanti anni ancora si predicherà questa storia, questa vicenda, ma non si sa a casa di chi erano, non si sa, però era una casa, sapete, mi affascina sempre, l'ho condiviso diverse volte, abbiamo qua i fratelli Canale, no? E tanto tempo fa Davide, credo, mi raccontava, stavamo parlando della musica, e tanto tempo fa mi raccontavano che praticamente casa loro erano i gruppi tutti i giorni,
perché avevano tutti i giorni persone nuove a casa, è vero o no? Si invitavano sempre tutte le persone che passavano da Roma, stavano a casa loro, a volte anche stranieri che non conoscevano affatto. E tutti i giorni loro facevano un igloo, praticamente, proprio un esempio palese. E Davide mi sa che mi raccontava una volta che hanno ospitato due persone, che erano due stranieri dall'est, penso, che in realtà non avevano anche buone intenzioni di quello che dovevano fare in Italia, mi sa. E la cosa bella è che una di queste due persone suonava il pianoforte. Mi ricordo bene, Davide? Suonava il pianoforte. E da lì loro hanno iniziato a guardare questa persona come suonava il pianoforte, e poi sono cresciuti e tutti e due fratelli si sono ritrovati a suonare nella musica, nella lode. Non solo quello, ma siccome i loro genitori ospitavano tutti i giorni, ora loro sono degli amministratori del regno, professionisti, sono specializzati nell'ospitalità. Guardate il seme di gruppo che si facevano ogni giorno nella loro casa, cosa ha prodotto oggi? Quante persone benedicono a livello lavorativo, ma anche a livello spirituale. Non sai se ospitando un igroup a casa tua arriva qualcuno che magari può accendere un fuoco nella vita dei tuoi figli. O forse non sai come succedeva in questa storia, che il potere di Gesù, la Bibbia dice che lui era conosciuto per le guarigioni, e magari casa tua diventa una casa di guarigione, che tutte le persone che iniziano ad entrare entrano malate e escono guarite. Però c'è una cosa che voglio trattare e finisco, che voglio farvi osservare. La Bibbia dice che quella casa era piena di farisei, di sadducei, e c'era la folla. Infatti quei quattro uomini arrivano là, ma non potevano entrare. Però la Bibbia dice che salgono su, scendono e riescono dalla porta. Ora, se non c'era spazio per entrare, come fa ad esserci spazio per uscire? Se era piena pure per uscire. Perché, e questo è un pensiero che sicuramente ti verrà, no? Magari stai pensando, io vorrei ospitare un igroup, oppure vorrei guidare un igroup, però, ma dove vado? Non sono manco all'altezza. La folla, no? È il simbolo dell'umanità, il nostro modo di pensare, il nostro modo di vederci, ma dove vado? Non c'è spazio per me, a casa mia. In passato ho fatto quello che ho fatto, è vero, oggi sono credente, ma in passato c'erano i farisei, i sadducei, quelli che accusavano sempre le persone, quello che fa la religione ogni giorno. E fin quando tu cerchi di fare un passo in avanti per i tuoi sforzi, per quanto buono sei, per quanto capace sei, per quanto preparato sei, non farai mai niente, troverai sempre la casa piena. Troverà sempre un impedimento, no, e non lo apro Molly Group, non me la sento, è un impegno. Sbatterai sempre davanti ai tuoi limiti. Ma questi quattro uomini che fanno? La Bibbia dice che loro salgono sulla casa, scavalcano in qualche modo, vanno al di sopra del pensiero umano, vanno al di sopra dei limiti umani, vanno al di sopra di quello che la legge insegnava, vanno al di sopra di quello che le persone pensavano di loro, vanno sopra, fanno un buco, e la Bibbia dice che lo calano proprio davanti a Gesù. Quattro uomini più uno, cinque. Che figura della grazia. Fin quando tu proverai a rientrare a fare le cose e ti limiterai per la legge, per quello che per i tuoi limiti, sarai sempre impedito, sarà sempre più grande di te. Ma che io, Signore, a casa mia posso vedere questo? Ma quando tu metti Gesù al centro della tua casa,
al centro della tua attività, al centro del tuo ufficio, allora la tua casa può diventare una casa di guarigione. Una casa di guarigione, dove le persone vogliono venire. Capite che potenziale abbiamo di poter ospitare una riunione in casa, un gruppo in casa? Quando lo guardiamo così, quando guardiamo i numeri, quando pensiamo ai numeri di chi discepoli, ora non sto di che dobbiamo fare i megalomani, per forza migliaia, che ben vengano, Le persone non sono numeri, è vero, ma quando c'hai i numeri, quei numeri sono persone. E che ne dite quando iniziano a contare, iniziano ad andare sui giornali, che un quarto della città ha accettato Gesù? Un quarto della città, un quarto, sto parlando, solo di Roma, pensate quante città ci sono rappresentate qua. Io e te abbiamo il potenziale in casa nostra di vedere la stessa cosa che succedeva ai tempi di Gesù, ai tempi della Chiesa primitiva. Non sappiamo il nome della persona, non si saprà mai, ma una cosa è certa, aveva aperto casa sua per far entrare Gesù e tutte le persone che portavano venivano guarite. Parleremo ancora di qualche, se vogliamo alzarci in piedi, parleremo ancora di qualche giorno sicuramente, però come chiesa vi incoraggiamo, entra a far parte di Unigroup. Tu non lo sai cosa può succedere a casa tua, non lo sai cosa Dio può fare attraverso di te, ma quando noi riusciamo ad avere la convinzione che tutto è per grazia, basta solo aprire casa, è il potere del nome di Gesù che cambia le persone. Quando tu inizi a ragionare, ok, io sto ospitando, sto facendo entrare Gesù a casa mia, tutto cambia. La nostra visione cambia. E allora io inizio a pregare, Signore, fallo con me. Fallo a casa mia. Quanti possono dire, Signore, fallo con me. Fallo a casa mia. Che ne pensi? Riesci ad immaginare se casa tua, nel tuo quartiere, inizia a girare voce che le persone arrivano a casa tua e le vite vengono trasformate? Immaginiamoci. Mi puoi dare un po' più di musica, per favore? Immaginiamo. Non siamo lontani, Lo facevano ogni giorno nelle case, in modo semplice. I discepoli erano pescatori, erano stati solo 3 anni con Gesù. Ci sono persone qua che abbiamo 20 anni di fede, 20 anni di chiesa, potremmo predicare fino alla fine dei nostri giorni. 3 anni sono stati con Gesù, hanno cambiato il mondo. Quel verso diceva, hanno invaso Gerusalemme. Contava 200.000 persone a quei tempi. Quanti sono con me per accettare questa sfida? Sapete, noi capiamo che il Covid purtroppo ha penalizzato questo, perché le persone hanno preso paura di aprire casa, ci ha portato ad isolare, ma oramai è acqua passata quello. Dobbiamo ritornare come chiesa ad avere la passione per le persone. Passione per le persone. Lo so, non è stato un messaggio che forse è entusiasmante, come spesso predica il pastore Francesco, fanno saltare le sedie, però a me piaceva anche far ragionare le persone. Ragioniamo, questi sono numeri, non è inventata la Bibbia, sono numeri veri. Smettiamola di limitarci, lo apro o non lo apro, ci vado o non ci vado. Non possiamo evitarlo, non puoi evitare di non partecipare ad ogni gruppo. E qua abbiamo tantissime testimonianze di vite trasformate completamente grazie agli gruppi. Magari Dio ti sta parlando stamattina, forse è scaturito qualcosa dentro di te, forse di partecipare a un gruppo finalmente, o forse di ospitare un gruppo. Fuori ci sarà un banchetto con tutto il materiale, tutte le spiegazioni.
Vogliamo pregare per qualche istante? Vogliamo veramente pregare che nel nostro cuore scenda un peso nuovo di compassione per le anime. Un nuovo peso di bisogno della comunione fraterna. Amen. Thank you Jesus. Grazie Spirito Santo, grazie Spirito Santo. Nel nome di Gesù Cristo, Signore, noi ti vogliamo pregare, Signore. Così come nella Chiesa primitiva, Signore, così come a quei tempi si è visto, Signore, quel risveglio, Signore, quel risultato, Signore, grazie alle riunioni in casa, di casa in casa, Signore, nei tempi e nelle case, Signore. Usati di noi, Signore, usa le nostre case, Signore, usa quelli che siamo, così come siamo, Signore. La Tua grazia va al di là dei nostri limiti, Signore, dei nostri preconcetti umani, Signore. Va al di là, Signore. E per la Tua grazia, Signore, usati di noi, Signore. Usati delle nostre case, delle nostre labbra, dei nostri piedi, Signore, nell'andare dove Tu ci chiami ad andare, Signore. Aiutaci, Signore, a mettere sotto sopra questa nazione, Signore, che ha bisogno di Te, Signore. Oggi più che mai, Signore. Aiutaci, Signore. Thank you, Jesus. State pregando con me? Thank you, Jesus. Shitanama masso. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Per questa coppia si affianco. Stare insieme? Ok. Posso sapere il vostro nome? Silva? Tony. Possiamo stendere le nostre mani per Silva e Tony? Grazie per essere qua questa mattina. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Grazie, Signore. Quello che sento nel mio cuore quando vi ho visto era come... ci sono stati degli eventi, ci sono state delle vicende, delle cose che sono successe che hanno cercato di interferire nella vostra unione, come sono venute contro di voi, contro la vostra casa. Credo veramente, quello che sento nel mio cuore è che Dio, che c'è un potenziale su di voi, c'è una missione per voi di raggiungere altre persone, di raggiungere altre famiglie, di raggiungere altre case. E a volte vi sembra dire, Signore, proprio noi, hai scelto proprio noi, ci stai chiamando, forse siete all'inizio della vostra conversione, non vi conosco. E vorrei che stamattina iniziaste a vedervi come Lui vi vede. È come se vedo che attraverso la vostra casa c'è un fluire di persone, ci sarà un fluire di persone che verranno e andranno. E saranno colpite, saranno toccate proprio dalla vostra semplicità. C'è un'opera nuova che Dio vuole fare su di voi. C'è una nuova stagione che Dio vuole iniziare sulla vostra casa. Thank you, Jesus. Tony, per te particolare, sento come Dio che ti vuole incoraggiare stamattina, e magari nel passato è come se il tuo livello di autostima, per quello che dicevano le persone, si abbassava sempre di più, e non hai avuto qualcuno che ti ha incoraggiato, non hai avuto forse le persone più vicine a te che avrebbero dovuto, non l'hanno fatto. E questo ti ha come sempre di più come parcheggiato, no? Ti
portavi sempre gli altri avanti, spingi sempre gli altri avanti, no io no, va tu, no io no, no, ma va tu. Però è come sento il cuore di Dio che ti dice: io sono fiero di te, Tony. Non pensare a quello che le persone ti hanno detto, non pensare più a quanto male ti hanno fatto, ma c'è una nuova stagione per la tua vita, c'è una nuova identità che Dio vuole darti, completamente nuova, non come ti vedevi nel passato, ma una nuova identità. Noi benediciamo questa casa, Signore. Grazie per il piano straordinario che tu hai per loro, Signore. Benediciamo le loro mani, la loro economia, Signore, tutto quello che metteranno mano, Signore, a fare. Nel nome potente di Gesù Cristo. Amen, amen. Thank you, Jesus. Vogliamo ancora qualche istante pregare? Thank you, Jesus, thank you, Jesus, thank you, Jesus. Sento come il Signore vuole incoraggiare stamattina qualcun altro. Thank you Holy Spirit, thank you Jesus, grazie Signore, è la Tua grazia Signore, non i nostri meriti, è la Tua grazia, non la nostra abilità Signore, è la Tua grazia Signore, non i nostri limiti, non il nostro passato, è la Tua grazia Signore, è la Tua grazia Signore, thank you Jesus, shutanama. Thank you Jesus, shatanama masuta. Shatanama masuta. Per questa ragazza, sì. Il tuo nome? Ambra. Ok. State insieme? Amici? Insieme? Ok. Chiedo, non voglio fare danni, perciò. Vogliamo stendere le nostre mani? Grazie Signore per Ambra, Signore. Thank you Holy Spirit, thank you Jesus. Ambra, quello, quando ti ho visto ho avuto un'immagine come una nuova fioritura che Dio vuole portare nella tua vita. Come ci sono state delle cose che hai vissuto che hanno cercato di far appassire questo fiore. Hanno cercato a tutti i costi di abbatterti, a tutti i costi di fermarti. È come se tu sai il potenziale, è come se tu sai che senti dentro di te una spinta, senti una spinta a fare tante cose, ma molto spesso quello che ti ferma sono limiti che ti ritrovi a vivere e dici: no, non so neanche perché ho queste cose, perché vivo, perché mi limito. Credo che sia qualcosa che è stato legato, è legato nel tuo passato, ma io credo e vogliamo pregare che Dio porta una nuova fioritura, come un fiore che esce fuori, che sboccia in una nuova stagione. Una stagione di primavera venga nella tua, dichiaro che venga nella tua vita nel nome potente di Gesù. Thank you Jesus. Ci sono anche delle, come preghiere, dei desideri, dei sogni che tu hai, che a volte ci hai pregato, a volte no, però sono dei desideri forti che vorresti vedere e su alcuni ti chiedi perché ancora non l'hai visto. Ma Dio vuole portarti in questa nuova stagione dove quei sogni che tu avevi, alcuni anche da bambina, li vedrai compiersi. E noi preghiamo, dichiariamo questa stagione, nuova stagione di fioritura sulla tua vita. Noi dichiariamo i sogni che Dio ha per te, che prendano forma in questa nuova stagione, nel nome potente di Gesù. Tutte le voci, tutto il passato che ha cercato di abbattere questo fiore, nel farlo nascere, nel farlo fiorire nel nome di Gesù, noi le rifiutiamo e noi dichiariamo che tu sarai una nuova persona, un nuovo fiore, nel nome potente di Gesù. Amen, amen. Vorrei invitare il pastore Miriam a salire.